Buongiorno. Nel Vangelo di oggi, capitolo 10 di Matteo, versetti dal 16 al 23, Gesù ai suoi apostoli annuncia ciò che li attende nel seguire il suo mandato di essere uomini che annunciano il regno di Dio ormai vicino. Non nasconde nulla ai suoi apostoli e, a dire il vero, queste parole di Gesù così crude e così realistiche lasciano intendere che egli dice veramente la verità, perché nessun capo al mondo parlerebbe ai suoi in questi termini sperando che poi rimanessero vicino a lui e continuassero la missione che gli affida. Gesù infatti annuncia persecuzioni, morte, addirittura all'interno delle famiglie, i fratelli, i padri, i figli si troverebbero a scontrarsi fra loro proprio a causa del Vangelo. E tanta violenza, tanto dolore, tanta sofferenza, le persecuzioni che Gesù annuncia sono tutti tratti che poi si realizzeranno nella storia del cristianesimo e della Chiesa, e potremmo allargare anche l'orizzonte nella storia di ogni uomo e donna che desidera promuovere il bene e costruirlo. Ci sono esperienze di fatica, di scontro e ostacoli che vengono trovati da parte di altre persone o gruppi che non accettano la presenza di chi vuole costruire il bene. Gesù dunque è sincero e con realismo mette in guardia da quello che accadrà, ma allo stesso tempo annuncia la sua presenza. Mai saranno soli i suoi discepoli di fronte ai tribunali e di fronte a quanti li accusano. La presenza dello Spirito Santo, che è Spirito del Padre e Spirito del Figlio, garantisce quella solidarietà, quell'alleanza tra l'uomo e Dio che vince ogni ostacolo. Gesù non va in cerca in maniera masochistica di luoghi di sofferenza e se i discepoli sono perseguitati li invita ad andare in un'altra città. Nessuno che ha il cuore che batte al ritmo di Dio desidera la morte per se stessa. In Gesù ciò che viene presentato come il valore assoluto è il dono di sé. E a volte questo dono di sé porta anche a dover pagare con la vita. Lo sappiamo anche dalle vicende dolorose del mondo di oggi. Tuttavia è proprio la vita ciò che interessa a Dio, ciò che Gesù propone e annuncia, ciò che i suoi discepoli cercano e promuovono in chiunque incontrano. E perché desideriamo la vita, che la doniamo per il bene di tutti. E perché crediamo nella vita, che la difendiamo ad ogni costo, anche se dobbiamo pagare con la nostra morte. Il messaggio è forte, profondo e impegnativo, e tuttavia, più che mai oggi, guardando al mondo, ci accorgiamo che c'è proprio bisogno di chi abbia il coraggio a due mani di mettere tutto se stesso a servizio del bene, della pace e del bene comune. Prudenti come serpenti e semplici come colombe, cioè puri, trasparenti, senza sotterfugi né meschinità, ma decisi veramente a essere testimonianza credibile di quanto l'amore vinca su ogni altra esperienza che l'uomo possa vivere. Buona giornata.